Il nuovo Fete non riesce ad uscire dal tunnel rosso di classifica, lo Sparta Castel Bolognese torna a sorridere. I gialloblu di casa controllano in più contatti avversari, riuscendo dopo i primi 45 minuti di gioco solo 0-0. Nella ripresa qualche sbavatura di troppo in fase difensiva e la poca concretezza permette agli ospiti di sfruttare e di capitalizzare al meglio le occasioni create. Tuttavia la rincorsa a 2M Gambettola non appare proibitiva. Gli scontri diretti saranno decisivi, giocati soprattutto a domicilio, ma occorrerà maggior precisione. L'inizio di marca gialloblu. Sartini porta avanti la sfera, la sua conclusione fa gridare a gol, ma si alza sopra la traversa. I padroni di casa sbagliano in fase di disimpegno e gli ospiti apparecchiano la tavola a loro modo. L'incrocio dei pali di Mainetti è un avvertimento. Romani deve superarsi quando dal limite dell'area di rigore è costretto agli straordinari su questo tiro di Placci. Dall'altra parte Capitan Rinaldi imposta e lancia in profondità allo scatenato Luzzi, che davanti all'estremo ospite pecca in fatto di precisione. Peccato per lui. Da punizione Rinaldi impegna così Bentivoglio. In chiusura del primo tempo il capitano si ripete in un'azione di contropiede calciando in bocca a Bentivoglio. L'ultima chance è a cura di Luzzi, che segue un dribbling elegante ma Bentivoglio chiude sul proprio palo. Squadra riposa sullo 0-0. Nella ripresa gli ospiti pungono questo colpo di testa che si spegne al lato, ma l'azione viene vanificata da un fuorigioco. Placci fa le prove del gol quando chiama l'allungo in tuffo all'estremo Romani. Il portiere è costretto a sporcarsi nuovamente i guantoni quando da posizione di proibitiva deve alzare sopra la traversa la sfera, ma dal conseguente corner nasce gol ospite con una mischia sottoporta risolta di testa da Pirozzi. Passano 120 secondi e Placci, lasciato colpevolmente solo, è libero di servire a Piticchi il pallone nel 2-0. Il Nuova Fete reagisce solo al 90esimo quando Luzzi si procura e trasforma questo rigore che mette la parola fine al match, decretando la vittoria ospite per 2-1. Il Nuova Fete paga caro le disattenzioni difensive di un avversario apparso a comune di Secchiano non certamente irresistibile, ma che è riuscito a capitalizzare al meglio le chance concesse.